Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Simone è digitalizzata una stella. Sai cosa significa? Abbiamo messo piede in una nuova dimensione. La nostra capacità di creare il falso ora supera la nostra capacità di scoprirlo. Io sono la morte del reale. Morte del reale. Morte del reale. Simone, interpretato da Al Pacino, è uno dei tanti film che hanno incominciato a interrogarsi seriamente sul complesso intrigo tra reale, virtuale e immaginato. L'identità della protagonista si perde nei meandri di un labirinto dove non è più riconoscibile il falso dal vero e tutti ritengono vero ciò che in realtà è falso. Perché premetto questo al Vangelo? Perché anche la questione della fede è sempre legata alla vera identità di Gesù. Chi è Gesù? E chi è Gesù per me? Chi sto seguendo oggi? È una presenza viva? O penso anche io di seguire un fantasma? Sono queste le domande fondamentali in un cammino di sequela. Pensate ai discepoli del Vangelo di oggi. Sulla barca non distinguono tra Gesù e un fantasma. E non è la prima volta. Diverse volte è tirata in ballo la questione dei fantasmi e ogni volta Gesù li sgrida per la poca fede. Ad ogni confusione di identità c'è il rimprovero del Maestro per la loro incredulità. Certo, perché se non riesco a riconoscere la verità del Cristo, come potrò credere? Ma cos'è e chi è questo fantasma? Il fantasma è ciò che immagino, che idealizzo, che proietto nella mia mente. È come un ragazzino che idealizza la carina compagna di classe, la pensa, la sogna, la segue su Facebook, ma in realtà non la conosce, o meglio, conosce solo quello che la sua mente ha fantasticato di lei. In verità, il fantasma non esiste nella realtà, invece Gesù sì. Ma se passo la vita a credere nel fantasma piuttosto che in Gesù, come potrò amarlo? Ecco perché è necessario l'incontro con Gesù vivo, reale.
Pietro, che pur si butta sulle acque per raggiungere Gesù, anche lui pecca di incredulità. Il vento forte lo spaventa a tal punto che quella realtà diventa più vera di Gesù. Eppure subito dopo Gesù dimostra di essere superiore al vento e anche al mare, dato che immediatamente, saliti tutti sulla barca, il vento cessò. Gesù non è solo un fantasma, ma è più reale di ogni realtà naturale. Adesso allora servirebbe capire cosa è reale, cosa è immaginato e cosa è virtuale. E allora lo faccio con una bella sintesi che fa lo scrittore Camilleri in un convegno di filosofia dal titolo Reale, virtuale, immaginativo, quali confini? Il reale è ciò che esiste di fatto, indipendentemente da noi. Quindi, essendo reale, è in contrasto con apparenza e con l'illusione. Quindi, essendo reale, è in contrasto con possibilità, potenzialità e tante altre cose. La realtà virtuale è una realtà percettiva, indotta da speciali apparecchiature. Quindi noi non vediamo un oggetto reale nella realtà virtuale, ma vediamo la proiezione computerizzata di quell'oggetto. E fin qui ci siamo, mi pare che non sto dicendo niente assolutamente di nuovo. Salvo ognuno, l'immaginato è il prodotto dell'immaginazione. Il momento nel quale però entriamo nella definizione di immaginazione, nasce qualche problema. Qui esistono due tipi di immaginazione. Un'immaginazione imitativa, husserliana, cioè a dire che è l'esperienza vissuta ricontemplata con distacco. È una invece immaginazione che nasce e si affida alle fantastica, che si affida alle capacità inventive dell'uomo. In conclusione potremmo definire l'immaginato proprio come il contrario del reale.